Salve Salvador, ci troviamo oggi a Cotrone per una faccenda nostra personale che non vogliamo neanche discuterne. E qui dove siamo? Siamo al centro di Crotone. Questa è la via principale, via Vittorio Veneto, lungo la quale si staglia il tribunale all'inizio, il comune al centro, e qui siamo alla parte finale di questo corso centrale di Crotone. Alle spalle di quella chiesa, un po' più giù, c'è il Porto Vecchio di Crotone. E niente, questa è una città particolarissima, era nata come una cittadina tipo quella di Rossano e Corigliano, però qui sono stati più intelligenti di noi e adesso è città, è provincia. È bellissima, io rivedo una bella città, un bel paese. Mi sembra di essere Vieni di qua, vieni di qua. In Germania, sabato. Vedi qua, vedi, là c'è il mare in fondo, vedi? Mm-hmm. Vedi. Sì, sì. No, di qua invece c'è il pezzo di viale. Ci stanno i famosi portici di Crotone, che sono una parte storica di Crotone. Quindi questa è una cittadina che tu conosci molto bene. Eh sì, e qua ci ho fatto servizio, l'ultima parte del servizio che ho reso l'ho resa proprio qua. Quindi ne sei a conoscenza alla perfezione di questo paese. Guarda che bellissimo, guarda. Eh? È bellissimo. E qua se giri dietro c'è quell'altra parte dove c'era. È molto più piccola delle città di Corigliano e Rossano messe insieme, però evidentemente i suoi politici sono stati molto più lungimiranti. Certo, si vede anche nella pulizia. Mo, piano piano ce ne andiamo. Vedi i portici qua. Tipo quelli di Roma qui, tipo quelli di Piazza Esedra a Roma. Certo. Sono un po' più piccoli, però ma pulitissimi. Aggarbato, veramente aggarbato. E le vie sono tutte fatte bene. A raggi di sole. Fatto proprio bene. Mo se ci giriamo più o meno facciamo. Niente, qui siamo sempre in questa parte centrale di Crotone. Come vedi sono tipo raggio di sole. Che sono bellissimo. Tutti i viali. Certo, le distanze dei viali sono compatibili con la cittadina che era un tempo. Però gli spazi vanno capiti che c'era un po' di attenzione alla cosa pubblica. A fare le cose. A fare le cose pure per il pubblico. Vedi, sono tutte quante linee dritte che si muovono e si fermano qui. Alle spalle di questa qui ci sono i due porti, uno da un lato, più verso là c'è il Porto Vecchio, più verso qua c'è il Porto Nuovo. Due porti, noi abbiamo difficoltà a tenerne uno a Corigliano e non abbiamo altri porticioni. È diventata una discarica, uno esce, sabato. È una discarica a cielo aperto. Esatto. Mentre qui non hanno problemi a fare le cose per bene. Quando c'è gente che sa amministrare. E a Corigliano tu lo sai che non c'è nemmeno un maestro d'ascia. Sai cosa sono i maestri d'ascia? Quelli che fanno gli ascia? No, sono quelli che fanno le imbarcazioni. Ah. Fino a 1000 tonnellate. Azzo. A Cariati ce l'hanno un maestro d'ascia. Qui non ce l'hanno, quindi a Corigliano che è un paese. È un posto, no? Ma pure un paese dei marinai. No, quindi, non ci stanno, quindi se uno ha un'imbarcazione, la vuole per esempio pulire o rifare nuova, nel senso buttare la vecchia e farsene un'altra nuova, a Corigliano non la può fare. Per sollevare la difficoltà perché ci mancano le attrezzature per le cosiddette dassene, ci mancano. A Cariati, che è un porticciolo più piccolo, ci stanno. Dobbiamo capire che la via del mare è stata quella che
ha reso possibile la civilizzazione. E invece noi, ed è vero. Invece noi ci ostiniamo a dimenticarci, a recriminarla proprio. Sì. Anche a livello turistico non ci facciamo fare gli alberghi, non ci facciamo fare niente. Perché sennò diventiamo più competitivi a livello turistico e quindi dobbiamo far regredire. Astenerci a come siamo. Che dobbiamo fare? Pazienza. Terminiamo qui la storia di questo bello paese.